PDF. Ok. Ωραία. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσω λίγο περισσότερο για μία ιδέα η οποία πραγματοποιήθηκε σε δύο διαφορετικά μέρη, δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές. Allora, adesso vorrei parlare un po' di più su di una idea che è stata realizzata in due luoghi diversi, due tempi diversi. Και είχε να κάνει με το ακριβώς με το σε ποια φάση βρισκόταν η ομάδα και πώς μπόρεσε να το οργανώσει και να το εξελίξει κατά τη διάρκεια του χρόνου που είχε. Quindi è un progetto che ha a che fare pure con la fase in cui si trovava in quel periodo il nostro gruppo e anche tutto il suo processo di evoluzione, di come potesse organizzare questo, attuare questo progetto. Η κατάσταση λέγεται κάτω από... Under a different light, ok. Allora, per tradotto si può dire che sotto una luce diversa. Ναι, και η πρώτη εφαρμογή ήταν το 2010 σε σχέση με μία δράση Παύλα Γιορτή που είχε διοργανωθεί για τη Θεσσαλονίκη. Allora, quindi la prima installazione, la prima attuazione, realizzazione è stata del 2010 per una, diciamo, festa, trattino, party, compleanno, fatta a Thessalonica, Salonico. Σε αυτήν λοιπόν την διοργάνωση, η οποία είχε γενικότερα πάνω από 70 δράσεις σε ένα διήμερο, μας κάλεσαν να πραγματοποιήσουμε το φωτισμό ενός δρόμου, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα παραμελημένος. Allora, quindi abbiamo una manifestazione, abbiamo l'organizzazione di una manifestazione ampia, molto grande, che dura due giornate intere. Nell'ambito di questa organizzazione, di questa manifestazione, noi siamo stati invitati a illuminare, diciamo, a occuparci dell'illuminazione artistica, figurativa, di una via, si potrebbe dire, abbandonata. Που anche ιδιαίτερα παραμελημένη, είχε το όνομα του πολεοδόμου που διαμόρφωσε το κέντρο της Θεσσαλονίκης. E poi questa via, nonostante fosse effettivamente molto abbandonata, portava pure il nome dell'urbanista che all'inizio del XX secolo creò il nuovo centro della città di Salonico. Οπότε, με έναν τρόπο, ήταν ιδιαίτερα ιδιαίτερα βαρύ το φορτίο που θέλησαμε να αναλάβουμε, το να πραγματοποιήσουμε μία δράση για ένα βράδυ που θα άλλαζε το χαρακτήρα αυτού του δρόμου, έστω και παροδικά. Quindi diciamo che abbiamo assunto una grande responsabilità perché si voleva cambiare l'aspetto proprio di quella via abbandonata, anche se vogliamo in un modo simbolico. Mi scuso perché prima mi sono dimenticato di dirvi che in questa manifestazione in totale le azioni svolte in questi due giorni di manifestazione erano 70 azioni e all'interno di queste 70 azioni loro hanno fatto questa installazione. Οπότε η βασική μας ιδέα προήλθε από τον τρόπο, από τη μία θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε στον κόσμο μία σύνδεση με αυτόν τον δρόμο. Quindi da una parte noi abbiamo pensato, ci è venuto in mente che volevamo e potevamo creare una specie di connessione, di collegamento tra questa via abbandonata e gli abitanti, la gente. Και ακριβώς βάσει αυτού του concept
Σκεφτήκαμε ότι το πιο άμεσο, το πιο άμεσο αντικείμενο που ο καθένας έχει στο σπίτι του είναι ένα απλό φωτιστικό. Quindi partendo da questo concetto, da questa semplice idea, abbiamo riflettuto, abbiamo creduto che l'oggetto, diciamo, più immediato, più quotidiano che la gente potesse avere in casa è un apparecchio di illuminazione qualsiasi. Γι' αυτό και μέσα σε αυτή τη δράση των 70 παράλληλων δράσεων, δηλαδή μέσα σε αυτήν την οργάνωση, δημιουργήσαμε τη δική μας εικόνα, τη δική μας δράση, η οποία καλούσε ήδη κατά διάρκεια, μάλλον πριν ένα μήνα, το να δωρήσει ένα παλιό δικό του φωτιστικό. Allora, quindi all'interno di questa manifestazione più ampia, con tutte queste 70 azioni parallele, noi abbiamo voluto creare una nostra icona, una nostra immagine, e abbiamo cercato di coinvolgere la gente già in anticipo, invitando appunto gli abitanti di regalarci, di donare, concedere una luce, un apparecchio che non era più in uso, diciamo, che poteva essere anche vecchio e ridotto male. Ο τρόπος που το κάναμε λοιπόν είναι ότι σε ένα μήνα καταφέραμε να συλλέξουμε 70 φωτιστικά και αυτό να γίνει κυρίως από μια διαδικασία στόμα σε στόμα και πολύ λίγες ουσιαστικά, όχι διαφημίσεις, παρουσιάσει τοπικό τύπο, ανακοινώσει τοπικό τύπο. Quindi quello che siamo riusciti a fare è che in un mese siamo riusciti a raccogliere 70 apparecchi illuminanti in un processo che si può dire è stato un processo di tam-tam, da un orecchio all'altro, la gente che spargeva la voce. Non c'è stato un altro mezzo di comunicazione se non qualche piccola, diciamo, piccolo comunicato stampa proprio nella stampa locale, quindi un'importanza molto ridotta. Το αποτέλεσμα ήταν οι διαστάσεις του δρόμου μας επέτρεψαν το να τοποθετήσουμε τα φωτιστικά σε μια μικρή ζώνη του. Quindi le dimensioni della strada ci hanno permesso di installare tutti questi apparecchi in uno spazio preciso della strada. Με τρόπο που φυσικά το κάθε ένα είχε μια ιδιαίτερη θέση. Δεν ήταν δηλαδή τυχαία η τοποθέτησή τους. Però l'installazione è stata fatta in modo tale per cui ogni apparecchio aveva una sua posizione specifica, non c'era niente, diciamo, di random, non era lasciato al caso niente. Το βράδυ η αίσθηση η οποία προκλήθηκε, διότι έγινε το τελικό πάρτι του όλου του event εκεί πέρα, ήταν ενός χώρου πολύ οικείου, πολύ άμεσου και πολύ ζεστού για τον καθένα. Quindi diciamo che la sera conclusiva, diciamo, di questa grande manifestazione si è svolta la festa in quella strada e la sensazione che siamo riusciti ad ottenere è stata una sensazione di familiarità, una sensazione di immediatezza e di calore. Ο κόσμος μπόρεσε να συνδεθεί άμεσα με ότι το δικό του φωτιστικό ήταν αυτό που έβλεπε κρεμασμένο. Quindi diciamo che poi gli abitanti hanno avuto modo di sentirsi direttamente coinvolti e collegarsi con questa installazione, indicando proprio il loro apparecchio che era appeso lì o là. Σε έναν δρόμο που γενικά όχι μόνο είναι απομονωμένος, εργασμένος, αλλά και ιδιαίτερα κακοσχεδιασμένος. E poi parliamo anche di una via che non solo è piuttosto abbandonata e mal mantenuta,
ma è anche disegnata male. Θα ήθελα να δείξω αυτό το σημείο ένα βίντεο από εκείνη την πρώτη προσπάθεια. Adesso vi vorrei far vedere anche un piccolo filmatino da quel primo, diciamo, tentativo. Sì, questo è in greco, sotto una luce diversa. È un estratto da questa. La via Ebrard. Questo francese urbanista. Qua spiegano cosa hanno chiesto agli abitanti di portare gli apparecchi. Raccolto. Cioè, dice che è un'idea eccezionale, dice la signora, perché le piace molto questo esperimento, questo tipo di illuminazione per strada. La magia. E in fiesta? Qua c'è la festa. Ha ringraziato 250 volontari che hanno collaborato in modo molto armonioso per questo compleanno della rivista Parallaxy. E ringrazio anche tutta la gente che si trova lì e che ha partecipato alla festa per 3 giorni, 48 ore o poco più. Un po' di musica greca. Il flamenco. So, this was the first part of this idea. Quindi questa è stata la prima idea, la prima parte di questa nostra idea. Giusto. Abbiamo fatto inglese e greco. Ok, sure. Οπότε η δεύτερη λοιπόν φάση ήταν, ξεκίνησε το 2012, όπου εκεί η διαδικασία και η οργάνωση ήταν πολύ πιο συγκεκριμένη για αυτό το γεγονός, για αυτή τη δράση. Quindi adesso andiamo alla seconda fase, che è un processo svolto nel 2012, che però era molto più ben definito. Concreto. Τα είχαμε όλα. Είχαμε έναν partner ο οποίος δούλευε πάνω στην εμπλοκή των πολιτών, των κατοίκων. Qui diciamo che avevamo tutto. Abbiamo avuto un partner che lavorava nel coinvolgere i residenti, gli abitanti. Είχαμε τον artist, ας πούμε, που ήμασταν εμείς, η Before Light. C'era l'artista, che eravamo noi come gruppo, i Before Light. Είχαμε τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων, της. Abbiamo ottenuto la collaborazione del Comune di Atene. Και είχαμε έναν μεγάλο χορηγό που το όνομά της ήταν η Coca-Cola. E abbiamo avuto uno sponsor molto grande, che il suo nome è Coca-Cola. Οπότε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προσπαθήσαμε η ιδέα μας ακριβώς ούτε να καπελωθεί, ούτε να υποσκελιστεί από όλο αυτό το περιβάλλον που δημιουργήθηκε. Quindi quello che a questo punto diciamo, ci premeva e che abbiamo cercato di evitare era di mettere un cappello alla nostra idea e alla nostra ideazione e di non essere influenzati diciamo, in modo negativo da tutto l'ambiente circostante che premeva per la realizzazione di questa installazione. Γι' αυτό και πολύ προσεκτικά σε όλη τη διαδικασία της εφαρμογής και της εμπλοκής του χορηγού μέσα στην καλλιτεχνική δημιουργία
να είναι πολύ συγκεκριμένη. Quindi abbiamo cercato di avere una collaborazione e un coinvolgimento in tutto questo processo dell'attuazione della nostra opera artistica, della nostra installazione, per quanto riguarda lo sponsor, in modo molto concreto e preciso. Η περιοχή που έπρεπε να, να εφαρμόσουμε την ιδέα μας έχει να κάνει με το κέντρο της Αθήνας και έχει να κάνει επίσης με έναν σχετικά ξεχασμένο δρόμο στην παλιά εμπορική γειτονιά. Allora, l'area in cui si svolge questo progetto è il centro storico di Atene e anche qua però abbiamo a che fare con una via piuttosto dimenticata, non direi abbandonata, ma piuttosto dimenticata ed è una via, fu una via molto commerciale. Οι συνθήκες οι οποίες ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία ήταν μια πολύ μεγαλύτερη οργάνωση στον τρόπο που ο κόσμος θα έφερνε τα φωτιστικά του. Allora, le condizioni invece, le premesse, diciamo, di questo inizio dell'operazione erano molto meglio preparate e abbiamo avuto anche più tempo a disposizione per coinvolgere la gente e farci portare gli apparecchi. Οπότε γενικά είχαμε flyers, είχαμε promotional video, είχαμε μια μεγάλη επέκταση στα social media, είχαμε επίσης πολύ σημαντικό ότι δουλεύαμε στο συγκεκριμένο σημείο και μπορέσαμε σιγά σιγά να καλούμε τους ανθρώπους να φέρουν τα φωτιστικά τους. Partendo dalla fine, era molto importante il fatto che noi potevamo lavorare proprio su quella via e quindi potevamo invitare la gente a portarci gli apparecchi direttamente là a lavorare insieme. E poi in più bisogna dire che abbiamo avuto una migliore e maggiore visibilità sia nei social media sia a livello di promozione con videoclip e tutti i tipi di comunicati. Αυτό, ας πούμε, ήταν ένα flyer το οποίο είχαμε, το οποίο το δίναμε σε όλο το κέντρο της Αθήνας, που είχαμε εκτυπώσει. Poi c'è stato anche questa brochure, questo flyer che veniva distribuito praticamente a tutti i passanti del centro di Atene. Είναι άξιο να πούμε ότι, ας πούμε, για να υπάρξει αυτή η σύνθεση σε σχέση με το χορηγό, δόθηκε πολύ μεγάλη έμφαση σε κάθε ένα σημείο, ακόμα και στο χρώμα, που για παράδειγμα το κόκκινο θα έπρεπε να κυριαρχήσει σε αυτό το flyer. Quindi diciamo una cosa importante, vale la pena riferire, perché è una cosa importante, crediamo, il modo diciamo armonioso della sintesi proprio di questo flyer qua, che ci è voluta per collaborare con lo sponsor, con lo sponsor principale, no? Che essendo quello che è, avrebbe voluto o dovuto forse riempire di rosso un flyer così. Ωστόσο, σε όλη αυτή τη φάση της επικοινωνίας, η ισορροπία επιτεύχθη και τελικά και στο τελικό αποτέλεσμα μπορούμε να πούμε. Αλλά αυτό θα το δούμε λίγο αργότερα. Quindi diciamo che in tutta questa fase, in tutto questo processo della comunicazione abbiamo effettivamente ottenuto un buon equilibrio e lo stesso si può dire anche per quanto riguarda il risultato, ma questo lo vedremo adesso. Οπότε, σε όλη αυτή τη διάρκεια που συλλέγαμε τα φωτιστικά, είχαμε παράλληλα στήσει και ένα workshop πάνω μέσα στο δρόμο αυτό, όπου βρισκόμασταν σχεδόν καθημερινά. Quindi durante tutta questa fase e il tempo di raccolta degli apparecchi di illuminazione avevamo creato un laboratorio proprio su quella via, una via specifica dove si doveva svolgere tutto e quindi praticamente potevamo lavorarci insieme alla gente quotidianamente.
Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλές φορές ο κόσμος που ερχόταν ρωτούσε αν πουλούσαμε κάτι, γιατί τους άρεσε και ο τρόπος που τα στείναμε, αλλά και που μας έβλεπε να δουλεύουμε καθημερινά φτιάχνοντάς τα. Allora, dire la verità, molta gente entrava e ci chiedeva se vendevamo anche qualcosa di queste opere che noi preparavamo, perché dalle reazioni, diciamo, che abbiamo avuto, la gente aveva molto piacere vedere noi che stavamo lavorando, stavamo restaurando questi apparecchi, gli piacevano i risultati, eccetera. Όλο αυτό βέβαια στηρίχθηκε και από το γεγονός ότι κάθε εβδομάδα περίπου προσπαθούσαμε να κάνουμε και εργαστήρια τα οποία να ενσωματώνουνε διάφορους εθελοντές στη διαδικασία αυτή. Allora, tutto questo ovviamente è stato supportato anche dal fatto che ogni settimana, per tutte le settimane dell'evento, facevamo dei laboratori con la partecipazione dei volontari. Οι οποίοι σε συνεργασία με εμάς και φυσικά με ηλεκτρικούς προσπαθήσαμε να κάνουμε όλη αυτή τη δύσκολη διαδικασία, το να προσπαθήσουμε να βγάλουμε ένα καθημερινό φωτιστικό στον δρόμο για πλέον περισσότερο από μία μέρα, δηλαδή για να είναι σχεδόν μόνιμο. Quindi questi volontari, collaborazione con noi, ma anche con professionisti, elettricisti professionisti, hanno lavorato per quotidianamente riuscire a mettere fuori un apparecchio per strada, installarlo e lasciarlo lì, diciamo, quasi in modo permanente. Αυτό γενικά ήταν στην αρχή όταν επικοινωνούσαμε αυτό το project, όλοι θεωρούσαν ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, διότι και από θέμα ασφάλειας αλλά και από θέμα κατασκευής τα εσωτερικά φωτιστικά δεν μπορούν να βρεθούν στον δρόμο. Allora, durante, diciamo, tutto il periodo della comunicazione, i commenti che si sentivano erano negativi per il fatto che degli apparecchi per interni non sono sicuri e non possono resistere se vengono installati all'esterno. Και ο τρόπος που κάναμε αυτή τη διαδικασία, μάλλον εξερευνώντας τον τρόπο που θα μπορούσαμε να τα μονώσουμε και να τα κάνουμε, ας πούμε, αδιάβροχα ακριβώς, είχε πάρα πολλές διαφορετικές φάσεις μέχρι που να καταλήξουμε τελικά αυτός ο καλύτερος τρόπος και να τον εφαρμόσουμε. Μα, allora, anche il modo con il quale fu portato avanti l'intero processo, questo processo, è stato un modo di ricerca. Abbiamo sempre ricercato il modo migliore attraverso molte fasi diverse per isolare e impermeabilizzare questi apparecchi, per cui si arrivava al risultato finale dopo molto lavoro, molta ricerca. Ταυτόχρονα, κατά μήκος του δρόμου, σαν περιβάλλον αυτής της εγκατάστασης που θα κάναμε, συνεργαζόμασταν με έναν street artist, ο οποίος δημιούργησε τοιχογραφίες εσωτερικού σπιτιού. Allora, in contemporanea, per lo stesso evento, abbiamo avuto modo di collaborare con uno street painter, street artist, il quale si è messo a fare dei murales, creando però degli interni, come se fosse i muri, diciamo, come se fossero degli interni delle stanze di una casa. Το τελικό αποτέλεσμα έχει να κάνει με την πραγματικά μεταμόρφωση για μας ενός αδιάφορου και σχετικά ψυχρού φωτισμού τελικά, που βλέπουμε στην αριστερή πλευρά. Quindi il risultato per noi ha a che fare proprio con una metamorfosi di una luce indifferente e anche, se vogliamo, fredda, che vediamo a sinistra. Σε ένα αποτέλεσμα το οποίο πραγματικά δημιουργεί για μας
Όχι μόνο από, την, από το χρώμα του φωτός, όχι μόνο δηλαδή από την αίσθηση του φωτός, αλλά και από το ίδιο το αντικείμενο, πολλές διαφορετικές συνδέσεις με τον δρόμο. Quindi da questa luce indifferente e fredda siamo riusciti ad arrivare a un risultato diametralmente opposto con una luce che non solo dà una sensazione migliore a livello di luce, ma anche una sensazione di familiarità, di calore. Στα γένεια είχαμε την ατυχία να βρέχει και γι' αυτό δεν είχαμε πάρα πολύ κόσμο, αλλά από την άλλη ήταν και η καλύτερη απόδειξη ότι έχουμε κάνει καλή δουλειά σε σχέση με την αδιαβροχοποίηση. Quindi diciamo per l'inaugurazione della strada e di questa illuminazione siamo stati poco fortunati perché pioveva e quindi non è arrivata moltissima gente, anche se ce n'è di gente, si vede, però dall'altro lato diciamo che siamo stati pure fortunati perché abbiamo provato di aver fatto un ottimo lavoro di impermeabilizzazione e isolamento. Πραγματικά πάρα πολλοί βάζανε κάπως σαν στοιχήματα αν θα άναβε ή όχι η κατάστασή μας εκείνη την ημέρα. Molta gente faceva delle scommesse su se sarà possibile accendere l'installazione o meno. Αυτό σιγά σιγά άρχισε να έχει πολύ, πολύ δυνατό impact, πολύ δυνατή, ναι, πολύ δυνατό αντίκτυπο στην καθημερινότητα του κόσμου, γιατί όπως είναι κάτι το οποίο δεν περιμένεις να βρεις στο κέντρο της Αθήνας. Quindi, comunque, abbiamo notato che questa installazione ha avuto un impatto fortissimo alla gente e soprattutto perché la gente non è abituata nella sua quotidianità di trovare un'installazione del genere. Αλλά ταυτόχρονα γιατί πέρα από το ίδιο το γεγονός αυτό καθεαυτό της εγκατάστασης, πάρα πολλοί θέλησαν να το συνδέσουν ακόμη μια φορά με την ελληνική κρίση και με τον τρόπο που νέες ιδέες, χρησιμοποιώντας παλιά αντικείμενα, μπορούν να ξαναβρούν μια καινούρια ζωή. Ma ancora una volta, più che altro, a quanto pare, molti hanno voluto collegare questo nostro lavoro con la crisi che attraversa la società e l'economia greca, parlando, diciamo, riferendosi al fatto di oggetti vecchi che possono essere riciclati e riutilizzati in una maniera emblematica e bella. Και πώς επίσης ο κόσμος, αντί να μιζεριάζει μέσα σε αυτό το περιβάλλον, προσπαθεί να συμμετέχει και να αλλάζει το περιβάλλον γύρω του. E come anche la gente, anziché commiserarsi nelle circostanze in cui si trova in questo ambiente, cerca di essere attivo, di attivarsi e di partecipare per abbellire, per migliorare il suo stesso ambiente. Αυτές είναι μόνο λίγες από τις, από πραγματικά τα, τις αμέτρητες που δημοσιεύσεις, οποίες είχαμε σε όλο τον ελληνικό αλλά και ξένο τύπο. Ha passato un po' in rassegna tutte le pubblicazioni fatte nella stampa greca, ma non c'è stata solo la stampa greca a far riferimento. Αλλά και σαν σημείο, να το πούμε, έμπνευσης για άλλα γεγονότα, όπως μια ταινία, μια ταινία μικρού μήκους. Comunque è stato pure, ci ha fatto piacere perché è stato anche un'ispirazione per altri artisti, per altre opere, come per esempio un cortometraggio. E un videoclip di un famoso Elena Tragudisti. E c'è stato pure un videoclip di un cantante greco molto famoso. E διαφορετικών καλλιτεχνών σε σχέση με το δρόμο. Anche rappresentazione grafica, quindi anche artisti diversi che hanno tratto ispirazione da questa strada. Ancora sto diplanò dromo, una προσπάθεια pali na mia altra ομάδα με κυρίως street artist να μεταμορφώσει pali. E poi qua siamo nella strada parallela accanto che dove una squadra di street painters cerca di trasformare anche quella strada in qualcosa di meglio. In Olandia pu mia altra pali μας ζήτησε να αν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ίδια ιδέα για να πραγματοποιήσουν τη δική τους κατάσταση. E invece qua siamo in Olanda, dove un'altra città ci ha chiesto proprio il permesso di usare la nostra idea per creare questa illuminazione in città.
Και φυσικά αυτό το ιδιαίτερο περιβάλλον συνεχώς με την ομάδα η οποία ασχολείται και με την εμπλοκή των πολιτών κατά καιρούς, ένα 3-4 μήνες, κάνουμε δράσεις οι οποίες αναζωογονούν το δρόμο αυτό. Allora, quindi con la nostra squadra, con il nostro gruppo, cercando sempre di coinvolgere i residenti, gli abitanti, ogni 3-4 mesi facciamo degli interventi per mantenere viva questa via, questa όπως strada. Το carnavale, όπως το carnavale, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Durante il carnevale. Ή μια ομαδική, μια συλλογική τράπεζα. Μια ανοιχτή κουζίνα, να το πούμε έτσι, ένα ανοιχτό δείπνο. Una cena aperta, una cucina aperta, collettiva. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας δείξω το, ας πούμε, καταρχήν... εδώ. Αυτό που σας έλεγα για την... για τον τύπο. Vorrei far vedere quello che vi dicevo per la stampa anche estera. Questo non lo posso tradurre. Acropoli. Del tipo, i greci non hanno più neanche la luce, l'illuminazione pubblica non esiste, si fanno tutto da soli. Okay, and sorry. And this is like the resume. Αυτό είναι το σαν μια περίληψη όλης της διαδικασίας και το βίντεο που επίσης δόθηκε στα media μετά το τέλος. Allora, questo invece filmatino, questo video è una specie di riassunto di tutto il progetto e l'abbiamo anche dato a tutti i media per trasmetterlo alla fine dell'installazione. Laboratorio, crediamo in un domani migliore. Ah sì, questo è il logo della Coca-Cola, eh? Tutto il processo di comunicazione con la gente che porta nel laboratorio tutti i suoi apparecchi. Thank you.
Πετρίδη, που δείχνει πραγματικά πόσο μεγάλη δουλειά έχει γίνει από εκεί. Adesso vedete quanta gente è stata coinvolta qua, quanto è stato grande e lungo il lavoro. Οπότε, σε αυτό ήθελα μόνο να πω ότι ο τρόπος ο οποίος μπορέσαμε να συνεργαστούμε με την άλλη ομάδα, η οποία ήταν πάρα πολύ βασικό σε σχέση με την συμμετοχή του κόσμου. Allora, qua vorrei un attimo soffermarmi sul e parlare del modo con il quale siamo riusciti a collaborare con un altro gruppo per riuscire a coinvolgere la gente, la cosa più importante. Και γι' αυτό το αποτέλεσμα και στη συμμετοχή κατά τη διάρκεια, αλλά και στον τρόπο που αυτό μπόρεσε να επικοινωνηθεί προς τα έξω, ήταν πολύ διαφορετική από την πρώτη φορά. Allora, quindi la grande differenza rispetto alla prima volta che fu fatta questa installazione a Salonico è proprio il coinvolgimento, come risultato, il coinvolgimento della gente sia durante la preparazione sia dopo. L'idea è la stessa, ma il modo in cui pratica την organonis e την εκτελείς τελικά έχει να κάνει με την πραγματική, με το πραγματικό αντίκτυπο. Allora, l'idea, fondamentalmente questo, l'idea è sempre la stessa, ma il modo con il quale viene preparata, il modo con il quale ti organizzi, è quello che porta veramente ad un impatto diverso. Λειτουργούσαμε με δύο διαφορετικούς PM, ο οποίος ο ένας έτρεχε το κομμάτι της επικοινωνίας και της συμμετοχής του κόσμου και ο άλλος έτρεχε κυρίως την οργάνωση του αποτελέσματος, του εικαστικού αποτελέσματος αυτού καθεαυτού. Quindi qua diciamo che il tutto veniva portato avanti con due PM, due project manager diversi. C'era uno, un PM dedicato completamente alla comunicazione e al coinvolgimento della gente. E poi invece c'era un altro project manager che era dedicato completamente alla preparazione e al risultato finale. Και η διαδικασία αυτή ήταν παράλληλη για τουλάχιστον τρεις μήνες η διάρκεια του project και η παραγωγή του έγινε σε ένα μήνα. Quindi questa diciamo che è stato un processo in parallelo di tre mesi per quanto riguarda la sua preparazione più un mese per l'installazione. Η συζήτηση με τον χορηγό όμως και την συνεργασία του Δήμου Αθηναίων ήταν μια διαδικασία που ξεκινήσε ήδη 6 μήνες πριν. Invece per quanto riguarda il discorso da portare avanti con lo sponsor principale e anche con il comune di Atene, lì si tratta di un discorso che iniziò 7 mesi prima, neanche 6, 7 mesi prima. Γενικά, σε αυτό το project λειτουργήσε όλη η ομάδα σε όλα τα στάδια και ευτυχώς είχαμε το budget για να μπορέσουμε να έρθουν και τα άτομα από το εξωτερικό, αλλά και να γίνουν οι απαραίτητες μετακινήσεις και αυτή η τα logistics και αυτός ο χρόνος που πρέπει να δαπανίσουμε όλοι. Allora, quindi diciamo che qua, per quanto riguarda questo progetto, è importante sottolineare che abbiamo avuto il budget, nel senso che
abbiamo avuto a disposizione un budget che ci permettesse intanto di poter lavorare come gruppo tutti insieme in tutte le fasi del progetto, perché la logistica non è un problema indifferente, visto che alcuni dei membri poi dovevano spostarsi, venire ad Atene dall'estero, magari anche dall'Aris, da Salonico, dovevano stare lì, dovevano lavorare tutti insieme, quindi il discorso budget è stato in questo caso molto importante. Και θεωρούμε απλά ότι η εγκατάσταση ακόμα συνεχίζει να βρίσκεται εκεί μετά από 1,5 χρόνο πλέον. Quindi questa installazione dopo un anno e mezzo continua ad essere lì, sempre nello stesso punto. Απλά χρειάζεται καινούργια, χρειάζεται κάποια reform, κάποια συντήρηση, η οποία τώρα είμαστε να ζήτηση ενός άλλου χορηγού για να λάβει για άλλο 1,5 χρόνο να καταφέρουμε να το συντηρήσουμε. Να αλλάξουμε ελαμπτήρες, να βγάλουμε τα χαλασμένα φωτιστικά, να προσθέσουμε καινούργια. Allora, quindi, dopo un anno e mezzo, ovviamente, l'installazione ha bisogno di una certa manutenzione. Quindi adesso siamo alla ricerca di un nuovo sponsor che possa assumere la responsabilità almeno per un anno ancora, perché adesso in questa fase bisogna quindi controllare tutti gli apparecchi, e eliminare quelli danneggiati, cambiarli con dei nuovi, cambiare le stesse lampade, restaurare qualcun altro, tutti questi lavoretti, insomma. Che possiamo dire con la certezza, anche tutto non lo pensavamo quando lo facevamo, che è stato un punto, ένα καινούριο σημείο κεντρικότητας, ένα σημείο καινούριο ενδιαφέροντος, όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά και για τους, και για τους τουρίστες, οι οποίοι δεν το βλέπουν μόνο σαν έκπληξη, αλλά πολλοί το αναζητούν να το βρουν που είναι. Quindi diciamo che quando abbiamo fatto l'installazione non ci credevamo, ma adesso ci siamo resi conto che è diventato praticamente un nuovo punto di riferimento nel centro di Atene, è un nuovo punto di interesse, non solo per gli ateniesi che cercano la strada per vedere o rivedere l'installazione, ma a sorpresa anche per i turisti, e spesso ci rendiamo conto che i turisti cercano appositamente, cioè non è che si trovano lì solo e rimangono sorpresi semplicemente per caso, non è che si trovano lì per caso, ma spesso chiedono informazioni e cercano questa via perché vogliono vedere l'installazione. Οπότε γενικά μπορούμε εδώ να σταματήσουμε. Θα ήθελα να ακούσω κάποιες ερωτήσεις, αν θέλω να κάνουν. Και αν έχουμε λίγο χρόνο, να δείξω και το τελευταίο project που τρέχουμε τώρα και θα τελειώσει τον Ιούλιο. Io direi di fermarci un attimo qui, perché volevo sentire le vostre reazioni, le domande, se avete delle domande, e poi se ci rimane un po' di tempo, magari potrei farvi vedere anche il progetto attuale che abbiamo in corso. Allora, su questo progetto è evidente che c'è stato un coinvolgimento molto, molto forte delle persone. Faccio un passo indietro, quando prima parlavi del fatto che siete tante persone in zone diverse, quindi immagino che per qualsiasi tipo di progetto ci sia un po' un coinvolgimento di altre persone, poi per la parte attuativa. Questo ovviamente è l'esempio, no? Più grande, forse anche più mirato. Abitualmente però, quanto è importante anche nelle installazioni più piccole e come avviene il coinvolgimento delle persone che vi aiutano poi, aiutano i singoli di voi per la realizzazione? E se questo diventa anche un motivo per espandere un po', allargare le persone che collaborano a questo progetto? Ok. Αυτή, πρώτερα, ναι, έχουμε την ίδια συμμετοχή του κόσμου. Πώς γίνεται,
εμπλέκεται, τον κόσμο, ποιος εμπλέκεται και πώς και κατά πόσο αυτά τα, αυτές οι αντιδράσεις που έχετε, αυτές οι ενδείξεις που έχετε, ας πούμε, τη συμμετοχή του κόσμου, σας δίνουν, είναι, σας δίνουν, πώς να πούμε, την ιδέα ότι ίσως θα έπρεπε να επεκταθείτε ως αφορά της, της συμμετοχής και στα πιο μικρά project να συμμετέχει πάντα. Okay. Όλα είναι θέμα χρόνου και είναι χρόνου, budget και οργάνωσης. Αλλά τούτο, τούτο dipende da, diciamo, i termini di tempo, dal budget, da come viene organizzato il tutto. Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να δημιουργήσουμε μια τέτοια συνθήκη όταν κάποιος μας λέει σε ένα μήνα με 2.000 ευρώ θέλω να έχω μια εγκατάσταση. Sì, diciamo che non sarebbe possibile, non sarebbe fattibile fare un'installazione del genere se qualcuno, un committente, ci si presenta davanti e ci dice in un mese con 2.000 euro voglio avere questa, questa installazione. Οπότε είναι θέμα, εμείς σαν φιλοσοφία έχουμε πάντα να προσπαθήσουμε να, να επεκτείνουμε και τον τρόπο της δουλειάς μας, αλλά και την παραγωγή αυτής καθεαυτής σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό. Αυτό είναι μία από τις, από τους τρόπους που δουλεύουμε. Uno dei modi con i quali lavoriamo, cioè fa parte proprio della nostra filosofia, è il fatto che noi cerchiamo sempre e di più come modo di lavorare, ma anche come produzione stessa delle opere, di coinvolgere sempre di più pubblico, la gente. Συνήθως όταν το project είναι μικρό, σημαίνει ότι έχει μικρότερο budget, άρα και μικρότερη σε εισαγωγικά επέκταση της οργάνωσης, άρα δεν χρειάζονται και τόσο πολύ κόσμο. Sì, ovviamente più è piccolo il budget, più piccolo il progetto, sì, più piccolo il progetto significa ovviamente che è meno il budget, c'è meno tempo, c'è meno bisogno di gente, tra virgolette viene coinvolta meno gente. Βέβαια, το budget πολλές φορές είναι αντιστρόφως ανάλογο της συμμετοχής. Δηλαδή, όταν έχουμε λιγότερο budget, προσπαθούμε πραγματικά, λόγω, για να γίνουν κάποιες δουλειές, να σκεφτούμε και ιδέες που θα μπορούσαμε να βασιστούμε πάνω στη συμμετοχή του κόσμου. A volte succede ovviamente anche l'esatto contrario, perché più è basso il budget e più cerchiamo volontari, cerchiamo gente che ci aiuti a portare a termine un progetto. Απλά δεν μπορείς να ζητήσεις ακόμα και το στοιχειώδη για μας από ένα θελοντή να έρθει να σε βοηθήσει και να μην του παρέχεις έστω, που λέει ο λόγος, όχι μια τυρόπιτα, αλλά έναν καφέ. Δηλαδή, το θεωρούμε δεδομένο ότι σε όλες αυτές τις διαδικασίες είναι ένας τρόπος για να γνωριστούμε, να περάσουμε καλά και κάποιος που να έρθει να συμμετέχει χωρίς να νιώθει ότι είναι μέρος μιας διαδικασίας παραγωγής και μόνο. Sì, noi diciamo che per noi è fondamentale riuscire a offrire ospitalità, anche volontaria. Chiunque partecipi in un nostro progetto, in un nostro laboratorio, deve sentirsi a proprio agio, deve familiarizzare, deve, ci dobbiamo conoscere, dobbiamo lavorare insieme e non deve sentirsi semplicemente una parte in una catena di montaggio. Quindi se ci manca proprio la possibilità di offrire anche un caffè o una sigaretta alla greca, non riusciamo a coinvolgere abbastanza gente. Questo non lo so, scalpsi. Coperta la domanda. Συμμετοχή του κόσμου. Ναι, η αυθόρμητη. Ναι, φυσικά υπάρχει. Υπάρχει και έχει να κάνει κυρίως με το ότι. Ναι. Η συμμετοχή του κόσμου έχει να κάνει όταν ακριβώς του δίνεις
τη δυνατότητα να συμμετέχει. Δηλαδή, όταν μέσα στη δική σου παραγωγή, τον κινείς την περιέργεια, αλλά έχεις και, και τη δομή για να τον υποδεχτείς. Αυτό είναι το σημαντικό. Sì, quello che dice Vassilis è collegato a quello che dicevamo prima. Sì, da una parte c'è la curiosità, no? C'è la sorpresa, c'è come degli stimoli, loro li danno e c'è molta come partecipazione spontanea, della, coinvolgimento spontaneo della gente. Dopodiché sta anche a te, sta al proprio gruppo cercare di offrire appunto questa possibilità di sentirsi un po' parte, parte integrante di tutto il processo, non solo uno che viene lì come volontario per essere messo a fare un lavoretto. C'è qualcuno di cui ha continuato? Ah, del collettivo? Ok, se αυτό είμαστε σχετικά αυστηροί, με την έννοια ότι έχουμε πάντα συνεργάτες, αλλά το group σαν group, επειδή έχει ζυμωθεί όλα αυτά τα χρόνια και ξέρει τον τρόπο που δουλεύει, δεν το θεωρούμε αδύνατο, αλλά είναι πολύ δύσκολο να είναι. No, qua diciamo che siamo piuttosto rigidi, nel senso che come collettivo, come gruppo, siamo insieme da parecchi anni ormai, ci conosciamo molto bene, per cui non dico che è impossibile, però espandersi numericamente, come diventare un gruppo ancora più ampio, non dico che sia impossibile, però lo trovo molto molto difficile attualmente. È molto importante perché, κατά διάρκεια κάθε χρόνου, βλέποντας τα project που κάνουμε ή που πρέπει να κάνουμε, συζητούμε πολύ συγκεκριμένα πώς θα χωρίσουμε τον χρόνο του καθενός μας για να μπορεί να συμμετέχει σε αυτά. Γιατί υπάρχει όλο αυτό το ότι είμαστε σε διαφορετικά μέρη, το καθένας έχει τη δουλειά του και όλα αυτά. Αλλά και ταυτόχρονα το ότι είναι σχεδόν αυτόματο, το τι σημαίνει όταν λέμε «ΟΚ, αναλαμβάνεις PM, σε ένα μήνα πρέπει να το έχει τελειώσει». Γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ci sono anche dei limiti proprio reali, no? nel partecipare in un gruppo del genere. E quindi il fatto è che durante l'anno bisogna, dal punto di vista logistico, visto che alcuni abitano all'estero, comunque non sono tutti neanche in una stessa città, sono lontani. Sì, durante l'anno quindi si decide, si elabora, si concepisce, però quando si decide chi deve assumere la responsabilità di un progetto, portarlo avanti come project manager, quanto tempo deve dedicare ogni membro, ciascun membro del gruppo per quel determinato progetto, eccetera, sanno che è un mese, sarà un mese, che è due mesi, cioè i limiti sono proprio tangibili. Vale. Non è. Ok. Non è. Vorrebbe dire magari. Ναι, αυτό είναι μια λίγο δύσκολη ερώτηση. Με τι έννοια. È una domanda difficile. Όλοι έχουμε μια διαφορετική δουλειά η οποία ζούμε από αυτήν. Allora, diciamo che tutti quanti i membri del gruppo abbiamo un'attività diversa, un lavoro diverso, con la quale, diciamo, provvediamo ai mezzi di sostentamento. Δύο από εμάς έχουν και σαν κύριο αντικείμενο το φωτισμό, αλλά σε άλλα πεδία, είτε τον αρχιτεκτονικό είτε τον θεατρικό φωτισμό. Allora, due di noi si occupano professionalmente, proprio lavorano con l'illuminazione, ma in campi diversi. Uno è illuminazione architettonica e un'altra persona illuminazione teatrale. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι έχουμε πάρει δρόμους οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα σχετισμένοι με το φως. Δηλαδή, άλλος είναι
εκπαιδευτικός σε σχέση με τα θεατρικά παιχνίδια, άλλος είναι κινηματογραφιστής. Quindi tutti gli altri membri, 7 membri quindi, hanno intrapreso percorsi diversi, non hanno a che fare prettamente con la luce. C'è un istruttore, un trainer, formatore teatrale per i giochi teatrali. Κινηματογραφιστής. Un cineasta. Οπότε η αφετηρία μας ήταν το 2007 σε ένα κοινό σεμινάριο που κάναμε για σχεδόν ένα χρόνο τελικά, του Φωτός. Quindi il punto di partenza, come detto in precedenza, è stato questo corso del 2007 dove ci siamo conosciuti, che alla fine durò un anno. Sì, che τελικά εκεί βρήκαμε το κοινό σημείο, ας πούμε, μιας επιθυμίας ή μιας τρέλας σε σχέση με το φως και τον τρόπο που μπορούσαμε να επεμβούμε στο δημόσιο χώρο. E proprio durante quell'anno siamo riusciti a trovare quel punto in comune, quella come dire, pazzia per desiderio, grande desiderio per la luce e l'illuminazione nei luoghi pubblici, come partecipazione, come intervento. Αυτό που έχουμε καταφέρει αυτά τα χρόνια είναι τουλάχιστον αυτά τα project που τώρα αναλαμβάνουμε. Να μην, όχι μόνο να μην μας αφαιρούν χρόνο από την κανονική μας δουλειά, αλλά ταυτόχρονα να δίνουν μια μικρή αποσμίωση το πόσο ήμασταν, ας πούμε, μέσα σε αυτό, το πόσο ασχοληθήκαμε. Allora, durante questi anni, diciamo, quello... Come dire, quello che siamo riusciti ad ottenere lavorando in tutti questi anni è il fatto che almeno adesso questi progetti che portiamo avanti, che portiamo a termine, minimo ci diano come una specie di rimborso per il tempo e per le risorse che dobbiamo impiegare. Κάνουμε 2 με 3 project το χρόνο, τα οποία θεωρούμε ότι έχουν αυτές τις συνθήκες για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με αυτά. Quindi diciamo che siamo riusciti attualmente a portare avanti ogni anno 2 o 3 progetti con queste condizioni che ci permettono di sopravvivere. Και ταυτόχρονα να ζούμε με τις διαφορετικές συνθήκες του κάθε μέλους, που όπως για παράδειγμα ένα μέλος εδώ και ένα χρόνο ήταν όχι τόσο ενεργό, γιατί μόλις γέννησε, ας πούμε. Contemporaneamente dobbiamo vivere, convivere, diciamo, con i bisogni, le necessità di ogni membro individualmente, nel senso che per quest'ultimo anno uno dei membri non poteva essere attivo al 100% perché aveva appena partorito. Ναι, και έχουμε το, ας πούμε, την υποχρέωση Παύλα Γάμου, που είναι το επάγγελμά μας, και έχουμε και την αγάπη μας. Quindi abbiamo il nostro cioè dobbiamo fare il nostro dovere, parentesi come se fosse un matrimonio, che è la nostra professione, però abbiamo anche la nostra passione, che è la luce. La nostra passione è amore. Posso ας πούμε, μοιράζετε το χρόνο σας κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, πόσο ναι. Αφιερώνετε ναι. Για το πάθος σας σε σχέση με... Αφιερώνουμε πάντα 1-3 ώρες με 4 ώρες την εβδομάδα που κάνουμε αυτά τα Skype call. Quindi ogni settimana si dedicano circa 3-4 ore tramite le Skype conference. Και μετά, αναλόγως της διαδικασίας, όταν έχουμε project, αυτός ο χρόνος επεκτείνεται στο άπειρο. Δηλαδή, αν κάποιος αναλαμβάνει PM, πρέπει να τρέχει τουλάχιστον για ένα μήνα, ενδεχομένως 3-4 ώρες κάθε μέρα. Sì, poi ovviamente quando parte un progetto questo tempo può estendersi all'infinito, può essere prolungato all'infinito, perché poi quando uno assume la responsabilità e diventa il project manager, eccetera, eccetera, deve correre tutto il tempo.
Το θέμα είναι ότι ακριβώς όλο αυτό μπορεί να λειτουργεί γιατί κινείται σε μια πολύ καλή ισορροπία μεταξύ μοιράσματος χρόνου προσωπικής ζωής και συλλογικά με την ομάδα. Allora, ovviamente tutto ciò può funzionare o funziona bene perché ha trovato un suo equilibrio, di divisione del tempo tra questa passione e la vita professionale e personale di ogni membro. Πώς διαχειρίζεστε τα κοινά σημεία, ας πούμε, okay. Σημεία αναφοράς της ομάδας, όπως είναι το website. Okay. Ωραία, ας πω λίγο σε πιο... Σε κάθε workshop, σε κάθε χρόνο, στο workshop που κάνουμε, βάζουμε ουσιαστικά εργασίες που είναι ο κάθε ένας υπεύθυνος για όλο τον χρόνο. Ας πούμε, ένας για την επικοινωνία, ένας για το site, ένας για το, για το mail. Allora, questo avviene una volta l'anno durante quei famosi workshop che diceva all'inizio della presentazione, dove si incontrano fisicamente nello stesso spazio tutti i membri. Durante questi workshop si decide e si suddividono i compiti, chi farà cosa. Quindi uno sarà il responsabile comunicazione per tutto l'anno, l'altro sarà responsabile del sito web per tutto l'anno, l'altro bla bla. Και αυτό το κάνουμε, αυτό γίνεται rotation μεταξύ κάθε χρόνου, όπως και ταυτόχρονα προσπαθούμε σε όλα τα project, ο PM να μην είναι ίδιος, να είναι πάντα διαφορετικός. Όλοι δηλαδή να έχουν περάσει από όλα τα post. Quindi si fa tutto a rotazione. Cioè, ogni anno si cambia, nel senso che è un obiettivo proprio del gruppo che ciascuno dei membri passi da tutte le possibili posizioni. E si cerca anche di non ripetere l'esperienza del PM alla stessa persona. Il PM devono, ogni progetto diverso, il PM deve essere diverso. Και επίσης για το κάθε project, ας πούμε για το πιο κρίσιμο σημείο που είναι τα λεφτά, το θέμα είναι ακριβώς ότι όποιος μπαίνει μέσα σε ένα project, είτε έχει λεφτά είτε όχι, έχει να κάνει σε σχέση με τον χρόνο που αφιερώνει. Δηλαδή, σε ένα project που έχει λεφτά, αν αφιερώσει περισσότερο χρόνο και μπορεί να αφιερώσει περισσότερο χρόνο, θα πάρει περισσότερα χρήματα. Σε ένα project που δεν έχει χρήματα, αν και δεν κάνουμε τέτοιου είδους project πλέον, ο τρόπος που μπορεί να χρησιμοποιήσει τον χρόνο του είναι πολύ διαφορετικός. Είναι ελεύθερη επιλογή του καθενός. Sì, poi il tempo dedicato ai progetti fondamentalmente si basa sul fatto dell'avere abbastanza di più o meno soldi a disposizione. Questo è il punto critico di tutto quanto. Per cui attualmente l'impostazione del gruppo è che se c'è il budget e entri a far parte attivamente di un progetto con un budget buono, eventualmente potrai dedicare più tempo per quel progetto perché sarai comunque rimborsato. Si tratta di un altro tipo di progetto senza budget, con meno budget, anche se ormai non se ne fanno tanti di questi progetti, potrai liberamente decidere quanto tempo puoi dedicare, mettere a disposizione. Could you tell us more or less how much budget you have? Did you have for the first installation on the other street and for this one that you have the sponsorship of Coca-Cola and everything? For the first installation of the 70 days, we had like 1,000 euro. Mm-hmm. Okay. La prima installazione il budget era 1,000 euro. Mm-hmm. For the last one, the total budget was 30,000 euros. L'ultimo 30. Che abbiamo visto era 30,000. That from this budget, yes. That from this budget, the 50,000 euros was part of the communication.
Però 15.000 euro sono stati spesi per la comunicazione. Yes, because the, for example, the video, it was cost like 3,000 euros. The flyers, 1,000 euros. The social media plus the coverage, the initial coverage of the press, it was cost like 1,000 euros. It was like, it was half and half, the lot and the coverage, yes. Because the sponsor wants this kind of coverage. If we had this kind of budget to divide as we want or as we thought, it would be different. But also the project could be not like, I don't know, such known. Ultima domanda in greco. Il valore delle case è aumentato? Perdon? Che? Come? Che? Il valore degli immobili in Estonia è aumentato? Il valore? Gli axia tona kiniton sto Ah. Look, ok. Το σίγουρο είναι ότι πάρα πολλά που μη νοικιασμένα, δηλαδή ξενίκιαστα, μπόρεσαν να βρουν καινούριους νοικιαστές, δηλαδή από 20 που ήταν ξενίκιαστα, μπορούσαν να νοικιαστούν τα 10 τώρα ήδη. Allora, il fatto che lì c'erano molte case abbandonate, diciamo che su una ventina di case sfitte, mezze abbandonate, hanno già affittato le 10. Αλλά το θέμα δεν είναι τόσο πολύ τοπικό, δηλαδή ότι μπορέσαμε να αλλάξουμε τη φυσιογνωμία του δρόμου και να αυξήσουμε τα κινητά, όσο περισσότερο ότι δουλεύει για όλο το κέντρο, σαν πραγματικά μέρος για να περάσεις και να δημιουργηθεί μια καινούρια ατμόσφαιρα. La cosa più importante comunque non è tanto il punto preciso, no? Il valore degli immobili lì che magari si è alzato, oppure sì, la valorizzazione di tutta la via in sé, ma in generale tutto il centro storico di Atene, tutta una grande area attorno a quella strada lì che si è valorizzata perché è diventato un nuovo punto di interesse, quindi affluisce più gente. Ήθελα μόνο να πω κάτι τελευταίο, αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση, ότι το project που τρέχουμε τώρα το τελευταίο είναι το Urban Landscapes και θα μπορούσαν να δουν κάποιες πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα παρακάτω, αν θέλουν δηλαδή να τρέξουν και στο τελευταίο project. Allora, adesso vi può far vedere un attimino l'ultimo progetto che stanno portando avanti, Urban Landscapes. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, μόνο ότι μπορούν να δουν στο site όλη τη διαδικασία. Quindi c'è un sito web dove potete entrare e vedere tutto quanto, tutto il processo. Αυτό. Basta. Yes, I can speak in English. Okay. Να σε χαιρετήσουμε τότε. Χάρηκα πολύ. Και εγώ. Να σε καλώ. Ναι. Από το site, να στείλουμε αν είναι κάποιο μήνυμα. Και να βρεθούμε και στην Ολλανδία.